Eccoci qua, vediamo questa prima domanda. Cuba. Io sono nato a Cuba il 12 agosto del 1985. Sono nato in una piccola città, Santiago de Cuba. Sono cresciuto praticamente a La Habana. Dopo mi sono trasferito qua in Italia, dove ho percorso quasi metà della mia carriera qua. Vediamo la seconda. National Team. Bella domanda questa, interessante. Avevo paura di fare questo passo in avanti. L'ho fatto, sono stato accolto molto molto bene dai ragazzi della federazione, perché veramente è come se fosse una famiglia per me. Per cui sono onorato, contento, ringrazio la federazione. Essere partecipe di questa nazionale italiana, fare soprattutto i giochi olimpici, per me era un sogno da bambino. Da farlo, poi pure arrivare a fare una finale, è stata una cosa magnifica. Ecco, tatu. Ne ha soltanto 4 e sono molto, significativi, no? C'ho uno qua, ma non lo posso far vedere, che è il mio cognome, e l'ho fatto quando ho iniziato a giocare a pallavolo dopo la mia squalifica. Poi ne ho fatto un altro, che è questo qua. L'ho fatto con un'altra mia figlia, Victoria. E poi questo qua l'ho fatto dopo Rio. E per me il più bello, ovviamente, è questo. Questo qua ve lo faccio vedere. A Dreams Come True. È un sogno fatto realtà, quindi questo di Rio lo volevo tenere stretto, perché per me è stata una cosa bellissima, e ogni volta che lo guardo comunque mi vengono dei brividi e delle grandi emozioni. Family, la famiglia. La famiglia per me è tutto, no? Ho una bellissima moglie, brava, e ho 2 figlie, la prima si chiama Victoria e l'ultima arrivata Angelica, che è nata durante i mondiali. E io, tutto quello che faccio è per loro, per cui mi ritengo un uomo fortunato, anche perché mia moglie, mi condivide tutto con me e è molto brava ad accettare, come sono fatto. Ecco.